dicembre 2011, denunciando questo imbroglio. Ringraziamo i parlamentari di tutti i partiti della Commissione Lavoro della Camera che ci hanno aiutato e in particolare l'onorevole Massimiliano Federica per aver sempre aiutato gli esodati e per l'impegno a presentare e depositare un disegno di legge, una proposta da noi richiesta, una settima salvaguardia definitiva e non come qualche gruppo parlamentare parla di coprire solo l'anno 2016. Al Senato invece addirittura vogliono fare un censimento fasullo con un modulo per censire solo casi residui, proposto da Ichino che adesso è vergognosamente passato nel PD. Noi sappiamo che mentono, non siamo pochi, siamo ancora tanti. Spieghiamo a tutti che le salvaguardie che noi chiediamo e che la Lega presenta vuole salvaguardare tutte le tipologie di tutti gli esodati non salvaguardati, le quindicenni, i contributori volontari anche 2007, gli edili, i postali, con elenchi che abbiamo dato a tutti i partiti e non solo 49.500 che il Ministero ha detto ci sono ancora da salvare con le tipologie delle precedenti salvaguardie. Noi chiediamo di inserire anche le quindicenni, noi chiediamo di inserire anche quelle che loro hanno sempre escluso, perché ci sono le risorse non utilizzate che si devono usare mese per mese, lo spiego tra un secondo. La legge Fornero va profondamente modificata anche per permettere di trovare soluzioni per chi ha perso il lavoro anche dopo il 31 dicembre 2011. Ma solo dopo aver risolto definitivamente il dramma degli esodati, quei 3 miliardi di risorse risparmiati e posti non utilizzati dalle precedenti prime 6 salvaguardie. Esiste un comma apposito, il comma 2.5 della legge 228 del 2012, la finanziaria per l'anno 2013, che prevede di mandare lì tutti i risparmi delle salvaguardie precedenti. Queste risorse devono essere usate e devono essere usate perché bisogna avere i numeri seri. Sono stati dati 390.000 esodati, ma sono stati inventati, mai reali. Ci sono 170.000 posti nelle prime 6 salvaguardie, ma probabilmente a causa di tanti paletti ne entreranno solo 120.000. E noi saremo qui a battagliare contro il governo che ha massacrato centinaia di migliaia di italiani del nord, del centro e del sud. Ringraziamo. No, chiedo da Claudio Tizio. Voglio solo dire questo. Ottenere le giuste pensioni significa sconfiggere l'Europa della Troika e della Merkel e ottenere un'Europa dei popoli. Gli esodati sanno che la Lega persegue questi obiettivi. Noi con i lavoratori saremo con chi persegue questi obiettivi e